Basilicata, ba, ba, Basilicata, che ne sai, la vista mai, Basilicata, insomma, mai. Bene, siamo già allegri, siamo qui al Beer Food, siamo al birrificio Beer Food di Matera e siamo qui con Giovanni, esatto, il proprietario di questo birrificio di Matera, uno dei pochi birrifici che sono a Matera. Sì, siamo in, comunque in pochi, siamo soltanto due birrifici. Quanto è che è cominciata l'avventura Beer Food? Nel 2016 abbiamo iniziato questa magnifica avventura con proprio l'artigianato, qui tocchiamo proprio con mano tutte le materie prime. Sta andando? Beh, piuttosto bene, abbiamo le prime soddisfazioni che comunque si possono vedere dopo alcuni anni di attività, perché è un'attività piuttosto complessa dal punto di vista imprenditoriale, quindi comunque è un'ottima strada per l'imprenditoria giovanile. Che birre fate? Quali sono le vostre? Beh, le nostre birre sono diverse. Dopo 3 anni di attività siamo arrivati a produrre un 6 etichette, tra cui un paio sono stagionali, tra la birra al Golden Ale al miele di Zagare. Poi produciamo un'altra in collaborazione con il birrificio Resist, che è un birrificio di Montescagliolo, che tra l'altro saluto, è un grande amico. Abbiamo fatto questa collaborazione con fragole, con una birra caratterizzata con fragole Cadonga di Policoro e sale marino, quindi una birra piuttosto bizzarra. E si trova la vostra birra qui a Matera? Sì, sì, soprattutto a Matera. Il nostro mercato è locale, quindi vendiamo soprattutto nel nostro pub il 70% della nostra produzione e poi il resto lo troviamo qui in zona. Bene, ora grazie di questa piccola intervista, ora ci andiamo a sentire se le fai veramente buona questa birra. Andiamo. Ok, andiamo. Grazie, certo. grazie. Grazie a voi. Che ne sai, la vista mai, la sono mai.